chiedendo sicuramente attenzione. Partirà una lettera, lo abbiamo condiviso oggi, indirizzata ai ministri, al ministro della Salute, al ministro dell'Agricoltura, una lettera che si farà portavoce di quello che, ahimè, sta vivendo il nostro territorio e quindi chiederemo a gran voce attenzione, attenzione, aiuto in termini proprio anche di risorse, perché effettivamente oramai il nostro territorio è ferito. È successo quello che speravamo non succedesse, ma che tutti temevamo, ne abbiamo avuto la testimonianza. È giusto condividerlo ad alta voce, informando anche tutte le istituzioni, il governo, della gravità della situazione, affinché ci sia davvero più attenzione, affinché questo virus non continui ad avanzare, perché la grande preoccupazione è questa, che non si fermerà a Piacenza, non si fermerà in Lombardia, sta arrivando in Toscana e quindi bisogna davvero avere attenzione, metterci la testa, avere anche più risorse in termini di persone che ci si dedicano e in termini anche di risorse economiche, perché sempre di più è un'emergenza che andrà a toccare anche la nostra economia.